Silenzio. Incredulità mista stupore, poi consapevolezza. Stefano ha avuto bisogno di qualche secondo prima di rendersi conto di essere al telefono con Papa Francesco, che per prima cosa ha invitato il 19enne di Padova a dargli del tu. Semplicemente perché così facevano Gesù e gli apostoli, così fanno gli amici. Ed ecco che questo giovane studente di ingegneria, impegnato anche nel volontariato, in pochi attimi è stato catapultato in quello che sembrava un sogno e invece era realtà. Quando Stefano qualche giorno fa a Castel Gandolfo aveva consegnato a un cardinale la lettera con destinatario il Santo Padre, sicuramente in cuor suo desiderava una risposta, ma di certo non poteva immaginare che di lì a breve avrebbe addirittura parlato con lui. È vero, Bergoglio ci ha abituato a queste sorprese, al suo modo di comunicare così terreno e colloquiale, eppure ogni volta riesce a emozionarci. Il Papa lo ha chiamato al telefono fisso, io addirittura l'ho chiamato due volte, perché avevo chiamato nella mattinata, lui non c'era, lo ha chiamato dopo in pomeriggio e l'ho incontrato a casa. Comunque lui ha detto che il Papa si è messo a parlare subito della lettera che lui aveva scritto, è entrato nell'argomento della lettera, che è una cosa privata sua e del Papa, e dopo l'ha chiesto sui suoi studi, e il Papa ha chiesto se lui pregava il rosario tutti i giorni. Lui ha detto: non è che io prego il rosario tutti i giorni, però io faccio delle mie preghiere normali, il Padre Nostro, l'Ave Maria. Il Papa ha detto era contento già, perché lui aveva già un rapporto con Dio. La passione per il calcio accomuna Stefano al Papa argentino. Il giovane gioca in una squadra veneta di prima categoria, la Gregorense. Francesco è tifoso del San Lorenzo. Ma non è di questo che hanno parlato. Il ragazzo preferisce mantenere riservato il cuore della chiacchierata telefonica durata 8 minuti, ma al tempo stesso non nasconde che dopo aver ricevuto la benedizione del Santo Padre ha sentito crescere una grande forza dentro di sé, in quello che lui definisce il giorno più bello della sua vita.